chi lo avrebbe mai detto? Chi lo avrebbe mai immaginato? Sì, lo so, potrebbe risultare un video estremamente patetico, perché nel panorama e nel mondo YouTube 10.000 follower sono praticamente nulla. Ci sono canali che 10.000 follower li fanno in circa 2 mesi, in altri ambiti, con altre tematiche, mentre io ci ho messo 4 anni per raggiungere 10.000. Quindi effettivamente potrebbe sembrare patetico. Infatti ci ho pensato per settimane se farlo questo video oppure no. Ma poi alla fine mi sono detto che era giusto celebrare questo risultato. Ci sono voluti 4 anni per raggiungere questo numero ed è giusto celebrarlo. Anche perché nel momento storico in cui versa YouTube e soprattutto il mondo svapo su YouTube, questi 10.000 valgono almeno 100.000 di qualche anno fa. Quindi voglio assolutamente celebrare questo evento. E voglio celebrarlo così, con una storia. Una storia che parte dal primo all'ultimo video. Sono stati 4 anni pieni, perché quello che a voi sembra soltanto un video in realtà racchiude un mondo. Attimi da ricordare, perché dietro ad ogni contenuto pubblicato c'è un aneddoto, una frase, un momento, un luogo, un viaggio che inevitabilmente porto tra i miei ricordi. Dietro ogni video ci sono persone con cui ho parlato, che ho conosciuto, un prodotto che ho provato, un commento che mi ha strappato un sorriso e la presenza di un pubblico sempre garbato, vivo, educato, intelligente, che sapeva cogliere l'ironia, il senso e a volte anche il messaggio nascosto che si celava nel video. Sapevate quando fare un commento ironico, quando fare un commento serio, quando fare una critica costruttiva, ma soprattutto sapevate anche quando era il momento di non scrivere nulla perché non ce n'era bisogno. Questo video non è autocelebrativo come molti potrebbero pensare, ma è un ringraziamento a voi che giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno vi siete subiti i miei video. Mi avete supportato e sopportato per tutto questo tempo. Ci siamo conosciuti, piaciuti, apprezzati, a volte non abbiamo condiviso le stesse idee e a volte qualche prodotto ci ha portato ad avere idee divergenti. Ma siamo sempre stati in contatto, ho sempre risposto a tutti voi e tutti voi mi avete sempre fatto sentire la vostra presenza e il vostro affetto con i commenti. Dal primo all'ultimo video siete sempre stati partecipi e numerosi in questo percorso. Ed ecco perché credo sia giusto celebrare voi 10.000. In 4 anni mi avete imparato a conoscere, avete condiviso con me la mia vita, i miei momenti di svago, i miei momenti di quotidiano. Perché sì, io nei video non ho mai messo solo i prodotti, ma ho sempre messo un briciolo di me, del mio personale, del mio vissuto. Ho sempre cercato di mostrarvi anche una piccola parte della mia vita, oltre all'argomento svapo. Ho sempre cercato di condividere umanamente i video e non realizzare soltanto dei freddi e distaccati contenuti accademici. Lo youtuber è quella persona che ha deciso di condividere una passione, ma quella passione fa parte della sua vita e quindi inevitabilmente è giusto che venga condivisa anche una parte della propria vita. Qualcuno potrà dire che è un video inutile, persino un video insensato, perché questi 10.000 follower non sono reali, ma me li sono comprati e quindi è come fare una festa senza invitati. E invece gli invitati ci sono e come. Non è questo il momento di parlare di questo argomento, ma a tempo debito, se ci sarà bisogno, arriverà un video che chiuderà la bocca alle malelingue. È impossibile inserire tutti i video che ho pubblicato, ma ho preso solo spezzoni di quelli più rappresentativi, perché tutti gli youtuber sognano il video perfetto, quel video che faccia breccia, quel video per cui saranno ricordati e identificati. Il mio video più popolare è quello di Kiwi, e onestamente non avrei potuto scegliere video migliore per essere identificato, perché al di là del prodotto, credo sia il video dove meglio ho spiegato quanto è facile provare a smettere di fumare con la sigaretta elettronica. Quel video ad oggi conta più di 150.000 visualizzazioni e se anche solo l'1% di quelle persone avesse provato a smettere di fumare, oggi ci sono 1.500 fumatori in meno al mondo. E questo mi riempie di orgoglio e ripaga tutti gli sforzi fatti per realizzare tutti gli altri video, anche quelli meno visti. In conclusione, questo video è dedicato a voi, è dedicato al vostro affetto, al vostro tempo che avete dedicato a me.
Il mio obiettivo non è quello di essere il faro dello svapo o una persona da emulare, imitare, idolatrare o venerare. Non sono il messia e non sono infallibile. Mi limito a condividere con voi quello che questo mondo offre, senza se e senza ma, senza complotti e senza dietrologie. Mi basta intrattenervi e strapparvi un sorriso, indipendentemente dall'argomento. Un sorriso che fa bene al cuore, un sorriso che fa bene alla mente, un sorriso che fa bene all'umore. Insomma, un sorriso proprio come quello che adesso sta comparendo sul tuo volto. Ragazzi, non voglio diventare troppo smielato e sdolcinato, altrimenti poi mi danno del paraculo. Ma sappiate ragazzi che vi voglio bene. Ero davvero indeciso se fare questo video o meno per la paura che qualcuno lo potesse trovare patetico. Ma credo che forse mi è servito più come spunto e pretesto per ringraziarvi e dirvi che vi voglio bene. Quindi 10.000 grazie e ci vediamo presto per un nuovo video. Buona vita a tutti!